quando sono venuti a chiedermi di partecipare stasera a questo dibattito, ho detto sì. Poi mi sono chiesto perché ho detto sì, perché era Empoli. Empoli per me è sempre stato un posto che mi ricordava 2 anni che ho frequentato l'istituto tecnico qui in via Leonardo da Vinci. Poi mi sono trasferito a San Miniato. Come ho iniziato? Cioè una storia lunga, però stasera vorrei parlarvi un momentino più del presente, di quello che mi succede oggi. Questo mio passaggio, praticamente, io sono nato nel 1945, quindi, e dovevo parlare stasera a una platea di gente giovane, quindi praticamente era per me anche abbastanza difficile prepararmi, dire qualcosa. Quindi ho detto, massacrare la banalità. Cosa voleva dire? Voleva dire praticamente un passaggio da quella che è stata, diciamo, la mia vita di cittadino normale, saminiatese, figlio di contadini, arrivare un giorno a abitare a New York, frequentare un mondo. Quindi, come dire, non mi rendevo conto, non mi sono reso conto di che cosa è successo in tutti questi anni. È stato come massacrare una vita, un mondo, ritrovarmi praticamente al centro dell'attenzione, quando al centro dell'attenzione non volevo mai esserci. Oggi non vedo più alla moda, cerco sempre di studiare cose nuove, di vedere dove mi sto ritrovando, che cosa voglio fare, perché anche a una certa età non si smette mai di criticarci, di vedere che cosa puoi dire, che cosa puoi fare per questa generazione di giovani. Sono passato praticamente a vivere in una casa dove non c'era neppure l'energia elettrica. Dopo è arrivato il primo telefono, l'energia, tutte le cose sono diventate tutto normale, tutto troppo normale, mi sono chiesto. Ad avere il telefono sempre con me, a lasciare il telefono il sabato e la domenica perché non mi serviva più. Questo praticamente era come qualcosa che non andava bene. Sono sempre stato appassionato di arte, per me l'arte era qualcosa di molto più importante della moda. La moda era una cosa futile, mi è servita praticamente per entrare, per farmi costruire la mia vita, la mia esistenza. Però il mondo dell'arte era quello che mi aveva sempre appassionato. Ho girato il mondo sempre, non tanto per vedere la gente, ma poi per cercare di trovare me stesso nel mondo dell'arte di oggi. Cosa succede, cioè, a una persona di questa età quando deve superare un periodo così burrascoso? Non dico politicamente perché non mi interessa, ma un periodo in cui la tecnologia ogni giorno praticamente ti presenta cose nuove, tu hai a una certa età, ti ritrovi a studiare per poter affrontare il mondo. Mi sono ritrovato stasera la prima volta a pagare un parcheggio con la carta di credito. Dice una banalità, ma io mi sono chiesto come mai non avevo soldi spiccioli, quindi per cercare praticamente di pagare con la carta di credito era una cosa semplicissima quando l'ho fatta, ma prima di farla sono arrivato 10 minuti in ritardo qui, proprio perché stavo lì a studiare questa cosa. Cosa succede, cioè, a una persona di questa età che vuole essere aggiornata, vuole essere vivere l'attualità e poi si ritrova davanti, diciamo, a dei problemi così semplici, così stupidi, che però poi dopo ti portano a volte anche una certa sofferenza? Io penso che ci sia bisogno di tornare un po' indietro,
Io vorrei ritornare un po' alle origini. Mi ritrovavo proprio in questa settimana nel terreno che ho esaminato e con una grande sorpresa ho visto che c'era lo stesso nido di formiche di quando avevo 15 anni. Cioè le formiche tutte in fila, che facevano sempre lo stesso lavoro, la stessa cosa. E io dico, ma guarda, loro vivono una vita normale, serena, tranquilla. Come mai io ho dovuto correre, dare, fare, per poi ritrovarmi dopo 60 anni a rivedere la stessa cosa? Penso che questo viaggio, cioè dalla natura alla tecnologia, al mondo, ti fa pensare molto e tu dici, come puoi fare oggi per superare, perché tutto questo mondo tecnologico non si sta fermando, anzi, io che vivo anche a New York, sono tutti i giorni mi trovo di fronte a dover studiare per poter superare, per poter dire, ok, anche questo l'hai fatta, anche questo era una cosa normale. Tutto è normale quando l'hai fatto la prima volta, la seconda volta, la terza volta, però oggi tutto viene studiato pensando a un mondo di giovani, a gente, io ho 7 nipoti che a 3, 4 anni, 5 anni hanno tutti il suo telefonino tecnologico, però sanno tutto. E anche accendere praticamente un televisore può diventare problematico, non viene più affrontato il problema che con l'età avanzata tutta questa tecnologia ti può anche portare a soffrire su certe cose. Io dico che sarebbe anche il caso di fermarci, a tenere presente, cioè considerare anche un mondo di persone che non sono più giovani, che magari non hanno dei problemi, però ci sono anche più persone che non hanno disabilità, ma che col passare del tempo possono trovarsi in difficoltà. Certo, la tecnologia ti può aiutare. Io piazzo sul mio telefonino quando mi devo alzare, se devo prendere una pillola, mi avvertano, cioè tutto è molto più semplice. Ma questo cosa ti fa? Ti porta a non dover più pensare, invece sarebbe meglio educare la tua testa a pensare ancora, a non demandare certe problematiche alla tecnologia. Questo certamente non viene preso in considerazione, perché quando uno vede una persona come me che ha 72 anni, pensa, ah no, è giovane, quello fa questo, fa quell'altro. Cioè, invece le difficoltà, anche nel mio caso, ci sono. Io sono una persona molto fortunata nella vita, perché con il mio lavoro mi ha permesso di non avere problemi finanziari, di vivere dove volevo vivere, avere a disposizione tutto quello che volevo, però in fondo di tutte queste cose io non ho mai voluto niente. Ho cercato praticamente di non farmi preserire in un contesto di personaggio pubblico. Per me il personaggio pubblico non esisteva. Alcune volte ho dovuto farlo quando, in un periodo della mia vita, non facendo solo calze, ero inserito in un mondo della moda. Io ho sfilato a Milano per 3 anni a Parigi, facendo, diciamo, una collezione completa di un abbigliamento molto particolare, che poi dopo un certo momento ho deciso di lasciare perché non era quello che la mia vita mi avrebbe dato soddisfazioni. La soddisfazione che poteva venire a me veniva da qualcosa che ho trovato in un'età avanzata. Riuscire a voler trasformare il mondo tessile di un prodotto che facevo per elevarlo a una
inserirlo in un contesto matematico per farla diventare un'opera d'arte. Questo ha richiesto studio, ha richiesto uno sforzo mentale veramente molto, molto forte, e poi mi ha aiutato molto vivere in un contesto come New York molto avanzato e trovare una sistemazione a quella che era la mia visione dell'arte e farla mia. Tutti gli artisti cercano di fare suo un mondo, però non sai mai se quello che fai te è stato già fatto, è valido, puoi avere delle contestazioni, puoi avere degli applausi, è stato veramente molto, molto complicato e molto, molto rischioso. Io ho tenuto questa mia passione, che ora è diventato anche la mia vita, il mio lavoro adesso è nel mondo dell'arte, mi ha permesso di ritornare indietro nel tempo. Il mio confronto oggi ho visto, l'ho superato, perché oggi io mi confronto con la mia arte, con ragazzi di 18, 20, 25 anni e non ho paura. Non ho paura perché so che posso dire qualcosa di nuovo, che quello che sto facendo è una cosa che altri non hanno fatto, che prosegue gli studi di artisti molto ma molto grandi, che però non ho copiato, ho fatto mio una successione di cose, però non ho preso niente. Oggi sono, come dire, appagato di quello che ho fatto, di quello che sto facendo, e quindi mi sono trovato un uomo libero. Faccio le cose importanti, viaggio il mondo e poi mi ritrovo a San Miniato nel potere accogliere l'uve, quello che ho fatto stamani mattina. E sono felice di aver superato tanti momenti belli, tanti momenti brutti, però il mondo è fatto di sacrifici, perché tu se non fai sacrifici poi non puoi apprezzare neppure i momenti più, come dire, più facili. Dietro a una cosa brutta c'è sempre una cosa molto bella. Qualcuno di voi forse mi conosce di nome, essendo samminiatese, mi può anche aver seguito, però io non sono mai stato un personaggio pubblico. Come dicevo prima, Samminiato, tutti conoscono il mio nome, ma magari non sanno nemmeno chi sono, perché io passo di macchina e vado a casa. A Firenze ho abitato in un palazzo per tanti anni, nessuno sapeva che abitavo io all'ultimo piano. Questo succede in Italia. Invece, quando sono arrivato a New York e sono entrato nella mia prima casa, mi era arrivato i condomini del piano, avevano preparato un rinfresco di benvenuto. Io sono rimasto molto sorpreso, perché ho detto, ma è per me, forse c'è un errore, come mai? No, perché la gente si informa, non di quello che sei, ma vogliono sapere chi è che viene a abitare vicino a loro, non per chiedere qualcosa, ma perché per fare comunità, quello che praticamente oggi non succede più nelle nostre città. Succede nelle grandi, grandi città e non succede in una città come Firenze, in cui, cioè, ti devi sempre, sempre, sempre chiedere a te stesso, non domandare niente agli altri, non scomodare nessuno. E allora mi sto domandando, perché giro, perché faccio tutto questo, cioè andare a trovare qualcosa di diverso quando le cose più
importanti ce l'hai tutte vicino a te. Quindi ho detto massacrare la banalità delle cose, cercare di dimostrare più niente di quello che non sei, perché oramai non ne interessa più a nessuno.